a tutti e bentornati sul mio canale. Come avrete capito dal titolo, oggi toccheremo nuovamente su questo canale l'argomento domotica ed in particolar modo la gestione automatizzata dei nostri dispositivi ed elettrodomestici casalinghi tramite comandi fisici, voce e quindi anche gli assistenti digitali quali Alexa o Google Home. Bene, ma prima di cominciare concedetemi di richiedervi il consueto preziosissimo supporto iscrivendovi al canale ed attivando la campanellina delle notifiche qua sotto per supportarmi ed altresì non perdersi tutti i nuovi futuri contenuti. Bene, ma vediamo l'argomento di oggi ed in particolar modo al dispositivo di oggi che, come anticipato dal titolo, si propone come un Broadlink killer. Per chi non conosce Broadlink vi lascio qui sopra il collegamento ad un mio precedente video in merito. Già, perché Broadlink è ormai diventato il simbolo dei controlli ad infrarossi domotici, tanto che, come spesso accade, il suo nome è diventato di uso comune per identificare questa tipologia di dispositivi. Detto questo, però, come ovvio che sia, esistono altri marchi che propongono dispositivi simili, meno conosciuti, ma altrettanto efficaci. Uno di questi è proprio quello che andremo a scoprire oggi, ovvero il T-Venere Smart Home Hub, che in egual modo è un telecomando universale ad infrarosso smart, proprio come Broadlink e simili. Già, perché questi dispositivi non devono fare chissà cosa, quello che devono fare è solo collegarsi alla nostra rete Wi-Fi, interfacciarsi con il nostro sistema domotico e quindi controllare tutti i nostri dispositivi in maniera stabile e semplice. Personalmente penso che in questi ultimi due termini sia presente il fulcro di tutto, stabilità e semplicità. Condizioni irrinunciabili per qualsiasi dispositivo domotico ed è proprio qui che cascano molti competitor, diciamo così, di Broadlink e simili. Già, molti, ma non questo, ed è per questo motivo che ho deciso di portarvelo sul canale dopo averlo testato a fondo. Vi lascio il link qui sotto in descrizione se volete dare un'occhiata a questo prodotto. Stiamo parlando infatti di un piccolo dispositivo esteticamente delicato e compatto di forma circolare largo meno di 10 cm che ben si colloca in qualsiasi angolo della nostra casa. Il costruttore dichiara la piena compatibilità con il 99% degli apparati in infrarosso e il dispositivo può collegarsi automaticamente ad una rete Wi-Fi 2.4 GHz per potersi interfacciare con la sua app di gestione, tramite il quale possiamo quindi comandare elettrodomestici, impostare timer e creare scenari di automazione per qualsivoglia condizione domotica. Ovviamente funziona sia con Alexa che con Google Home, tramite l'applicazione Smart Life, disponibile sia per iOS che Android. È evidente quindi che con questo piccolo accessorio possiamo gestire e comandare tutti gli apparecchi di casa nostra in maniera agile e veloce, grazie ad un'interfaccia utente pensata appositamente per questi scopi. L'apparato funziona con un semplice cavo di alimentazione USB micro USB e grazie ad un range infrarosso che va da 38 a 56 kHz, coadiuviato da una portata di segnale pari a 18 metri a 360 gradi, possiamo davvero gestire molteplici apparati con un unico dispositivo. Bene, ma andiamo a scoprirlo nel dettaglio per capirne il funzionamento e guidarvi nella sua configurazione ed utilizzo. Come sempre vi ricordo, per supportare il mio lavoro, che un bel mi piace al video è sempre ben accetto, dato che oltre a farmi capire il vostro interesse, mi aiuterebbe moltissimo anche con l'algoritmo di YouTube. Bene, procediamo. Per prima cosa, ovviamente, dovremmo accendere il dispositivo collegandolo alla sua alimentazione. Come vedete, all'accensione si evidenzia una piccola luce blu che ne indica il funzionamento. A questo punto dovremo scaricare dallo store del vostro telefono l'applicazione Smart Life, installarla e registrarvi gratuitamente per poterla utilizzare, ma ancor più per non perdere poi tutte le future programmazioni che andrete a fare. Una volta esplicati tutti i classici passaggi della registrazione ed essendo quindi loggati, vi ritroverete nella schermata principale, che è suddivisa come vedete con una certa logica. In alto a sinistra potete selezionare la vostra casa o comunque il vostro ambiente domotico e subito sotto troviamo quindi una differenziazione tra le varie stanze. Sempre nelle icone sotto troviamo poi la sezione Smart dove, come vedremo poi successivamente nel dettaglio, è possibile creare e gestire tutti gli scenari, mentre l'ultima sezione in basso è relativa alle impostazioni del nostro account. Bene, premesso questo, la prima cosa da fare sarà ovviamente quella di aggiungere il nostro telecomando T-Venere all'applicazione. Per fare questo dovremo cliccare l'icona del più aggiungi in alto a destra, selezionare nel menu di sinistra il tab altro e successivamente IR Smart, ovvero il telecomando infrarossi universale.
Come vedete, già l'applicazione stessa vi guiderà nella configurazione iniziale del dispositivo, che sarà molto semplice in quanto sarà sufficiente collegarsi alla propria rete Wi-Fi, tenere premuto il tasto di reset sotto al dispositivo fin tanto che il relativo LED blu non inizia a lampeggiare velocemente e solo successivamente cliccare la relativa spunta di verifica sull'app ed aspettare che l'applicazione rilevi il nostro dispositivo. Una volta individuato potremo rinominarlo e indicarne il posizionamento all'interno della nostra casa. Bene, tutto qua. Come vedete il nostro Hub T-Venere è stato correttamente aggiunto ed è già pronto all'uso. Ovviamente da qui in avanti quello che ci sarà da fare, a seconda delle nostre esigenze, sarà di aggiungere i dispositivi o elettrodomestici di nostro interesse, in modo tale da poterli semplicemente comandare dal cellulare oppure più avanzatamente gestire tramite dei veri e propri programmi di automazione chiamati scenari. Ricordo, per i meno avvezzi al settore, diciamo così, che questi scenari, come vedremo tra poco, possono essere utilizzati direttamente tramite l'applicazione, in questo caso Smart Life, oppure, ancor meglio, a mio avviso, gestirli direttamente tramite Alexa o Google Home, dato che questa applicazione ne è pienamente compatibile. Bene, iniziamo a vedere qualche esempio di configurazione. Come vedete, l'interfaccia T-Venere già ci propone i dispositivi, diciamo così, più classici, quali condizionatore, TV, media box e simili, oltre ad una funzione davvero utile per degli scenari più avanzati, come quella indicata con DIY, utile per imparare nuovi controlli ad infrarossi per apparecchiature che non sono presenti di default ma che noi vogliamo utilizzare. Iniziamo a vedere ora, per esempio, il classico dei classici, ovvero il controllo del nostro condizionatore di casa. Per aggiungere un condizionatore dovremo cliccare ovviamente su Air Conditioner, scegliere la marca e da questo punto l'applicazione ci chiederà di provare a schiacciare un tasto per verificare la corretta risposta del nostro apparato, che una volta confermata ci permetterà di aggiungere agilmente l'elettrodomestico alla nostra app. Come vedete, una volta aggiunto il condizionatore, potremo agilmente gestirne tutte le funzioni dall'applicazione e quindi, ricordo, di conseguenza anche tramite Alexa e controlli vocali. Stesso discorso vale per la vostra TV e la possibilità di poterla aggiungere nel medesimo modo. A questo punto, anche per la TV, come per il condizionatore, tutte le funzioni caratteristiche sono disponibili direttamente dall'app e quindi potrete comandare i vostri apparati direttamente dallo smartphone o tablet. Bene, ma a questo punto vogliamo fare un passo aggiuntivo, vero? Magari iniziando a creare un piccolo programmino domotico che è chiamato appunto scenario. Supponiamo per esempio di voler programmare il condizionatore per accendersi tutti i giorni lavorativi alle 5 di sera, in modo tale da trovare l'ambiente fresco al nostro ritorno dal lavoro. Per fare questo andiamo quindi nella sezione Smart dedicata agli scenari e clicchiamo il più in alto a destra. Come potete intuire è possibile creare un'infinità di scene differenti, ma assecondando il nostro esempio presupposto clicchiamo su pianifica e settiamo l'orario così come l'abbiamo pensato. Fatto questo passaggio, che in gergo è chiamato condizione, quindi la condizione necessaria ad innescare la nostra attività, in questo caso un orario appunto, settiamo l'azione da compiere, che in questo caso sarà quella di azionare il condizionatore. Quindi clicchiamo su Esegui dispositivo e successivamente su Air Conditioner. Settiamo quindi la funzione, che in questo caso sarà il funzionamento in modalità automatica volta ad impostare una temperatura di 25 gradi, confermiamo e clicchiamo su Salva. Ecco qua che il nostro scenario è attivo e pronto all'uso, tanto che d'ora in avanti l'applicazione interagirà con il nostro T-Venere Hub per gestire il condizionatore così come pianificato. Bene, ma dopo questo esempio facciamo un ulteriore passo ed andiamo a configurare Alexa per interagire con la nostra app. Niente di più semplice, sarà sufficiente aprire l'applicazione di Alexa, andare nella sezione Skills ed aggiungere quella di Smart Life. Vi chiederà ovviamente di accedere al vostro account Alexa Amazon ed una volta finito vedrete che le due applicazioni saranno d'ora in poi collegate e comunicheranno tra loro, tanto che come vedete la stessa app di Alexa, una volta che avrete attivato la Skills, vi suggerirà di aver trovato due nuovi dispositivi e uno scenario, per esempio, che altro non sono che il nostro condizionatore, la nostra TV e lo scenario che abbiamo appena creato. Va da sé che ora in avanti sarà possibile comandare tramite Alexa anche questi dispositivi, attraverso la creazione delle routine. Anche in questo caso le routine che è possibile creare sono pressoché infinite, quindi dato che non posso farvene vedere molte, altrimenti il video dura un'ora, fatemi sapere qui sotto
nei commenti quali funzionalità o programmi possono interessarvi, in modo tale da supportarvi e magari farci un video dedicato. Detto questo, a tal proposito, per farvi vedere un esempio di programmazione delle routine, voglio concludere con un esempio un po' più avanzato, che includa anche la funzionalità Impara di T-Venere, vista poco fa. Presupponiamo infatti il classico esempio che io riporto sempre in questi casi del canale HDMI della TV, dove solitamente ci colleghiamo Chromecast, Fire Stick di Amazon o altre periferiche digitali. Infatti spesso questa funzione non presenta un tasto dedicato sul telecomando della nostra TV e pertanto, necessitando di schiacciare più di un tasto, risulterebbe impossibile utilizzare una semplice funzione del telecomando digitale già disponibile sull'app. Ecco quindi che ci viene in soccorso la modalità di Y vista poco fa di T-Venere, dato che dovremmo insegnare al nostro telecomando universale una sequenza di tasti, come nel mio caso dove fisicamente per accedere al canale HDMI della mia TV devo prima schiacciare il tasto sorgenti video, successivamente freccia giù o ancora lo stesso tasto sorgenti video per selezionare HDMI 2 di mio interesse, in quanto è il canale dove ho attaccata la Fire Stick di Amazon. Quindi come vedete sono già due tasti e due azioni. Addirittura per tornare a HDMI 1, dove io ho collegato il digitale terrestre, devo rischiacciare sorgenti video e lo stesso tasto per 6 volte, quindi sarebbero 7 azioni in totale. Beh, per fare questo, anche se sembra complicato, è sufficiente cliccare appunto su DIY, allineare il telecomando della mia TV con il dispositivo T-Venere, cliccare su Next e successivamente sul tasto da insegnare, nel mio caso appunto il tasto sorgenti video. Come vedete, il LED verde del Lab fa un piccolo lampeggio a conferma di ricezione del segnale. A questo punto, come vedete, l'applicazione ha rilevato il comando e ci chiede di rinominarlo, ad esempio appunto sorgenti video. A questo punto confermiamo e diamo un nome alla nostra funzione o dispositivo aggiunto, in questo caso HDMI 2. Bene, ora che il comando è disponibile all'utilizzo, possiamo creare lo scenario di nostro interesse, andando nella sezione Smart della nostra app Smart Life. Più in alto a destra, selezioniamo quindi il nuovo comando HDMI 2, e a questo punto, ricordandoci che il comando è singolo, andremo a creare la nostra automazione per selezionare il canale HDMI 2 della mia TV, che ricordo necessita di schiacciare due volte il tasto sorgenti video. Per fare questo andremo ad esempio ad introdurre una piccola pausa prima di ripetere il medesimo comando. Salviamo ed ecco che il gioco è fatto. A questo punto lo scenario è stato creato sull'applicazione Smart Life e non ci resta che creare la routine in Alexa andando nell'apposita sezione. Aggiungi, selezionando il comando vocale voce, come ad esempio Alexa metti chiavetta, intesa la Fire Stick ovviamente che io ho già collegato. Poi come azione selezioniamo casa intelligente, quindi controlla scenario e come vedete automaticamente vengono trovati tutti gli scenari che abbiamo in Smart Life. Selezioniamo quindi quello di nostro interesse, in questo caso HDMI 2 appena creato, confermiamo ed ecco fatto che tutto è pronto. Sarà sufficiente dare il comando vocale e tutta l'automazione si avvierà. Alexa, metti chiavetta. Ovviamente, sempre per quanto riguarda la mia TV, la stessa cosa può essere effettuata anche al contrario, come dicevo poco fa, per tornare ad HDMI 1, dove io ho attaccato il digitale terrestre con la TV normale. Bene, come vedete il funzionamento di questo T-Venere Hub è davvero ottimo, semplice e soprattutto stabile, e in modo particolare la funzione DIY è davvero ben fatta e da questo punto di vista spesso Broadlink ha avuto delle lacune, quindi attenzione a dare per scontato un prodotto piuttosto che un altro. Va detto però che il costo al momento è superiore al Mini 3 di Broadlink con cui compete, dato che al momento costa circa 35 euro contro i 20-30 del Mini 3 a seconda delle offerte più comuni su Amazon. Sicuramente se ci fosse un allineamento dei prezzi, la maggior stabilità del T-Venere potrebbe farne propendere l'acquisto. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Fatemi sapere se già conoscevate questo marchio e magari avevate già provato questo device. Bene, io come sempre spero che questo video vi sia stato utile, fatemelo sapere con un bel like al video ed ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io come sempre vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!